Hanno veramente illuminato il mio spirito e il Signore veramente attraverso di lei mi ha dato un segno, Sì. perché io sono comunque 29 anni e sono sposata da 3 anni Sì. e purtroppo, cioè, devo dire così, insomma, non purtroppo, perché anche questo può essere una grazia, non possiamo avere figli perché i medici ci hanno detto che per vie naturali non possiamo avere figli, però noi abbiamo deciso, ecco, insieme di affidarci al Signore perché Lui può tutto. Ecco, noi, Certo. cioè, i dottori ci hanno detto che potevamo intervenire, insomma, artificialmente, però noi vogliamo osservare ciò che dice la Chiesa e quindi cioè, ci siamo sposati volendo, ecco, vivere una vita cristiana, e per Bravissimo. cui abbiamo deciso di affidarci a lui completamente nelle sue mani. Poi quello che vorrà Dio, quello sarà per noi. Ecco, Certo. la mia testimonianza di stasera era questo, cioè che in effetti io sono schiavo della masturbazione. E purtroppo, ecco, devo dire che ecco, è una cosa che io mi porto da tanti anni con me. Cioè, perché prima effettivamente, come dicevate voi nella catechesi di stasera, cioè, come dire, Si contrae un'abitudine. sì, no, nel senso che per me prima questo era un piacere, un divertimento, cioè non mi accorgevo che effettivamente stava diventando un qualcosa di pericoloso, perché veramente Certo. poi col tempo mi ha portato a commettere delle bassezze che Certo. solo adesso, grazie a Dio, perché lui attraverso, ecco, un cammino di fede mi ha veramente tolto il fango dagli occhi Certo. e mi sta facendo veramente accorgere che questo veramente sta rovinando la mia vita, sta rovinando il mio matrimonio, perché in che senso? Nel senso che il matrimonio, cioè il demonio su questo sta giocando molto, Certo. perché, ecco, noi volendo vivere una vita cristiana, ecco, il demonio viene e si impadronisce della mia mente e anche del mio corpo, Certo. però questo comunque mi fa soffrire, perché cioè, mi butta giù, anche perché non solo, perché non ho rispetto del mio corpo e quindi vado anche contro la volontà di nostro Signore, ma anche perché in questo modo io offendo mia moglie e rovino la mia unione. Però grazie alle sue parole, ecco, io stasera ho avuto una forte speranza, cioè una forte spinta a ricominciare e ad andare avanti. Bravo. Però non lo so, questo fatto, ecco, è perché io, ecco, mi accorgo che non ho questa volontà di dire di no, Certo. di voltare le spalle, ecco, Ma questa è ti la viene pian cosa. piano comunque, perché molte volte quando abbiamo concetto dell'abitudine, il nostro libero arbitrio è molto debole, e allora stasera, dunque, perché per quanto riguarda la castità, no? La pratica della castità, bisogna avere delle forti motivazioni, perché se manca le motivazioni non ce la facciamo. Quindi stasera la catechesi è servita a dare le motivazioni. Come diceva l'anima, qui c'è Caterina, si bisogna speronare l'anima, no? Se non si ha le motivazioni non ci si riesce. Allora, evidentemente, una delle motivazioni è la bruttura della lussuria, è una bruttura, e quindi viene anche una certa repulsione. Poi per la motivazione è anche la dignità, il rispetto di se stessi, e poi la motivazione vera è evidentemente l'amore per Dio, perché quella è la vera forza, perché poi alla fine i peccati non si fanno per amore di Dio, insomma. Allora, certamente è molto importante questa sera per te, dare le motivazioni, perché le motivazioni adesso ti spingono. Adesso però devi prendere anche dei provvedimenti, cioè devi per esempio dire tutte le volte che commetto un peccato impuro mi vado a confessare, chiedo perdono a Dio, mi vado a confessare. Questa è una pratica che mette il demonio in croce, per così dire, lo mette alle strette, lo indebolisce, lo mette in fuga. Vedrai che dovrai avere tanta pazienza, però io dico, prima che uno arrivi alla pratica della castità e non commette più peccati, può passare un lungo tempo di combattimento spirituale, ma quel tempo lì però è un tempo dove anche se tu sei fragile e il libero arbitrio non può passare dallo stato comatoso allo stato di forza in 448, perché tutti quando ci siamo spezzati una gamba non è che cominciamo a correre il giorno dopo, abbiamo bisogno di tempo. Allora anche il libero arbitrio ha bisogno di rafforzarsi, però nel processo di rafforzamento il tuo libero arbitrio è rivolto a Dio. E tu, anche se hai dei peccati di fragilità, sei caro a Dio. I peccati di fragilità sono molto diversi dai peccati invece di egoismo e di malizia. I peccati di fragilità sono momenti di debolezza, però in un contesto di combattimento spirituale, e il Signore
ti incoraggia, il Signore è contento che tu combatta, il Signore ti prende per mano, non approva certamente le tue debolezze, però le compatisce. Allora, se tu prendi questa decisione molto concreta, perché bisogna essere concreti, perché se in questa, perché il demonio ci tira scemi con le turbe di carattere psicologico dei pensieri, basta leggere i padri del deserto, no? A questo riguardo, il demonio ci tira scemi, allora dobbiamo avere dei punti fissi. Uno dei punti fissi è questo: ogni sera si dice l'atto di dolore, e quando si cade nel peccato ci si va a confessare. Si fa questo atto di umiltà, questo atto di umiltà umilia il demonio. Ragazzi, è il combattimento spirituale questo. In palio c'è la salvezza eterna della nostra anima. Coraggio, figlioli cari, bisogna cooperare all'opera della redenzione. Vi assicuro che tutti quelli che si sono salvati hanno sudato anche loro le loro camicie. Coraggio, vale la pena. Queste battaglie, sapete perché non ne fa nessuno? Uno preferisce portare pietre in cima al Duomo di Milano, piuttosto che fare queste battaglie, perché queste battaglie sono quelle dure, ma sono quelle che veramente danno le più grandi soddisfazioni, perché poi, come diceva François Mauriac, in una pagina stupenda di un suo capolavoro, François Mauriac, che tra l'altro è anche premio Nobel per la letteratura, diceva che quando uno è riuscito a diventare casto, dopo l'età matura e la vecchiaia diventano l'anticipazione del paradiso, ma aveva perfettamente ragione. Bene ragazzi, vediamo invece come, mentre prendiamo una grande battaglia per i pesci, è molto facile, tutto molto facile. Infatti il pesce cane va dal suo confessore e dice: padre, in questo mare vasto, nonostante le sirene, mi è facile conservarmi casto. Però il pesce pane lo mette sull'avviso perché si insorbisce troppo. Sii sempre vigilante e davanti alle spiagge guarda bene cosa hai davanti, specialmente d'estate. Padre, per il pesce cane, questo povero mondo fa mostra di se stesso in un modo inverecondo. Pesce palla, se la tentazione ti assale, scendi in campo prontamente per respingere il male. Pesce cane, sì padre, spalanco la bocca e dico senza paura, sotto a chi tocca. Ciò che lui è sollecitato nella circonferenza dei denti. Bene carissimi, abbiamo terminato. Adesso concludiamo con l'invocazione dello Spirito Santo, che è la nostra forza. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi intimamente il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i sette santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna gioia. Amen. Un caro saluto da parte di tutti noi.